conoscere per deliberare vale per tutti. Però qui l'errore secondo me è stato che una misura anche positiva nel suo indirizzo andava vista e analizzata in questo ha ragione con le categorie produttive, non per fare quello che chiedono le categorie produttive, ma per farti spiegare dove si stanno muovendo le categorie produttive. Le bottigliette di plastica, tranquillizzo, tutte le compostabili non sono tassate, però e quindi capire esattamente dove, senza fare un danno al, noi siamo leader mondiali nel packaging alimentare, c'è la cosiddetta Food Valley, quella emiliana, che chiaramente producendo cibo produce anche packaging, e poi c'è un po' di packaging nella zona di Cuneo, Alba e Asti per via della presenza del Ferrero. Per fortuna non si vota in Piemonte a breve, aggiungo io, perché sennò andavamo a tassare anche la nocciola. Detto questo, il team contrario con le categorie produttive, è giusto aumentare, a mio avviso, sulle, la parte inquinante, la pressione fiscale, e ti facevi spiegare come farlo. Secondo aspetto, poi sto zitto, il credito. Vedi, anche lì tu non puoi mettere un tetto di 20.000 euro, come dicevo prima, perché dovevi dare una riconversione. Se credi alla riconversione, se non è fatta solo per far cassa, dovevi dargli la 4.0, e cioè il preammortamento, superammortamento per tutti i macchinari. Ma la domanda che cercavo di fare io, però, è: le tasse hanno la capacità, secondo quello della nostra esperienza, di riorientare i processi produttivi? Perché è interessante. Guarda che il 4.0 ha funzionato così, cioè dare la possibilità di scaricare, la dico male, ma insomma di mandare in iper e superammortamento un investimento in un macchinario digitale o nella digitalizzazione. Se tu facevi la stessa cosa o avessi fatto la stessa cosa per il green, beh, allora l'impresa, e gli davi un po' di tempo, non è che io riorganizzo un'attività domani mattina, in sei mesi. Certo. Allora a quel punto, diciamo, lo stratega Di Maio poteva avere, da questo allora, punto di vista. Allora la cosa che ancora non ho capito bene, Mulè, è che io